Non si fermano gli attacchi e i bombardamenti russi sull'Ucraina. A Kiev oggi un palazzo è stato colpito da un missile. Sono morte due persone. Dopo quasi 3 settimane l'offensiva russa è arrivata a 25 km dal confine con la Polonia. Crescono le preoccupazioni dell'Unione Europea, che ha inviato una delegazione, composta dai premier di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia, nella capitale ucraina, per incontrare il presidente Zelensky. Se noi cerchiamo le radici storiche del conflitto di oggi, non possiamo andare molto indietro nel tempo, perché ci dovremmo fermare al 2014, all'autoproclamazione dell'indipendenza delle repubbliche del Donbass e della Crimea. Poi diverso è il discorso che potremmo fare sul uso politico della storia, cioè sul modo in cui invece le due parti usano il passato per giustificare le azioni di oggi. La guerra ha generato 3 milioni di profughi, più del 5% della popolazione totale del paese. Eppure le fortissime sanzioni del mondo occidentale nei confronti della Russia rischiano di rinsaldare i rapporti economici e non solo con la Cina. Già prima del conflitto la Russia di Putin si era molto avvicinata alla Cina e aveva cercato un'interlocuzione diretta verso la Cina, nei confronti della Cina, perché già si era posta in qualche modo in una posizione di antagonismo nei confronti del mondo occidentale, del mondo legato agli Stati Uniti e ai rapporti di alleanza interni alla NATO e a chi guardava verso quella coalizione.